Ne stiamo parlando da un po'. Tra temporali e cali di tensione, l'isola dei famosi 2019 stenta a decollare. Ecco allora che, come da indiscrezioni del settimanale Chi, la produzione corre ai ripari con un nome che è un evergreen del mondo dei reality show: Stefano Bettarini. Stando a quanto pubblicato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, l'ex calciatore di Fiorentina, Venezia e Sampdoria avrebbe già firmato e sarebbe pronto per partire per l'Honduras già alla terza puntata, quella che andrà in onda il prossimo 3 febbraio. Il posto di Jeremias Rodriguez sarà preso da Stefano Bettarini. Appare sicuro il cambio dopo che chi ha beccato Stefano Bettarini, Simona Ventura e Giovanni Terzi, nuovo compagno della conduttrice passata Rai 2, a cena. Lei voleva presentare il suo ex marito al nuovo compagno prima appunto che questi partisse per l'Honduras. Non c'è ancora l'ufficialità, ma il magazine di Alfonso Signorini sembra abbastanza sicuro. Per Stefano Bettarini, questa sarebbe la terza partecipazione a un reality show dopo il Grande Fratello VIP e dopo Temptation Island VIP. All'Isola dei Famosi c'è già stato, ma nel ruolo di inviato nel 2017. E tra violenti tempeste abbattutesi sull'Honduras e tra lente, trite ritrite dinamiche di gruppo, la verità è che l'Isola dei Famosi 2019 stenta a decollare. Con Stefano Bettarini, la produzione prova a riprendere il suo spazio e, complice il doppio appuntamento ravvicinato, l'obiettivo è superare lo standard dei 3 milioni di spettatori netti raggiunti con l'esordio, che resta tra i più bassi di sempre. Riuscirà il solo arrivo dell'ex inviato dall'Honduras a risolvere le problematiche dell'esordio? Ne riparliamo tra una settimana. Chi se ne frega.